Buongiorno a tutti, sono Guglielmo Vesco e sto svolgendo un dottorato di ricerca in fisica presso il Dipartimento di Scienze ed Alta Tecnologia dell'Università dell'Insubria. Attualmente sto lavorando nel campo della biofisica molecolare presso il laboratorio di fotofisica e biomolecole del Dipartimento. Il biofisico si occupa di studiare problemi di tipo biologico utilizzando però i metodi, i concetti, le idee e le tecniche proprie del fisico. In particolare, il biofisico molecolare si occupa di studiare quei fenomeni che coinvolgono le biomolecole, cioè le molecole legate alla vita, come per esempio le proteine e il DNA. Tal proposito, uno dei filoni di ricerca principali del nostro laboratorio è lo studio di una conformazione alternativa alla doppia elica, che voi tutti conoscete, che certi filamenti di DNA ricchi in guanina assumono in particolari condizioni. Tale struttura, chiamata G4, in alcune regioni del nostro genoma, chiamate promotori, gioca un ruolo fondamentale nella regolazione dell'espressione genica e quindi nella sintesi delle proteine. In poche parole, gioca un ruolo importante nell'attività della cellula. In tale conformazione, un filamento di DNA presenta una struttura loop, i cui due estremi sono molto vicini. E noi, andando a misurare la distanza di questi estremi con una tecnica spettroscopica chiamata FRET, siamo in grado di determinare con precisione nanometrica quanto siano vicini questi due estremi e quindi di determinare se si sia formata o meno la struttura. Inoltre, possiamo anche caratterizzare i vari G4 in base alla distanza che gli estremi hanno tra di loro. Un altro campo di ricerca su cui siamo attivi è lo studio dell'interazione tra il DNA e alcune molecole utilizzate come farmaci antitumorali. Infatti, tali molecole, andandosi a legare al DNA, impediscono le normali operazioni di trascrizione e di duplicazione, andando quindi a determinare alla fine la morte della cellula tumorale e l'impossibilità di essa di riprodursi. Quando una molecola si lega al DNA, generalmente ne cambia le proprietà spettroscopiche, in particolare cambia lo spettro di assorbimento. Andando quindi a misurare le modifiche che lo spettro di assorbimento del DNA subisce, siamo in grado di ottenere delle informazioni sulle caratteristiche del legame chimico tra la molecola e il DNA. Questi sono solo due esempi delle attività di ricerca che l'Università dell'Insubria sta portando avanti in ambito biofisico. Spero l'anno prossimo di vedervi iscritti numerosi alla facoltà di fisica e magari che decidiate di intraprendere il percorso nella biofisica. Vi auguro un buon Open Day, seppur virtuale.